Come si può inquadrare in questo momento storico del campionato del Pescara questa gara con il Palermo, che è capolista del campionato e che sta facendo sicuramente bene secondo pronostico? È una gara difficile sicuramente, perché loro sono una squadra forte, però a noi servirà per misurarci e per capire anche noi a che punto siamo. Poi non è facile perché veniamo da due sconfitte, ma ci dovremo mettere sicuramente qualcosa di più, soprattutto per questo. Che periodo è questo per Stefano Pettinari? Dopo un grande inizio, tanti gol, è arrivata qualche battuta d'arresto, diciamo almeno a livello di marcature? Certo, non è facile mantenere insomma la media di inizio campionato sicuramente. Io ogni partita cerco di dare il 100% e di aiutare la squadra. La cosa che dispiace di più non è tanto il mio gol, ma è quando non arrivano i risultati. Sicuramente dovrò dare una mano alla squadra ritornando a segnare come all'inizio. È innegabile che in queste ultime settimane però il Pescara stia trovando maggiori difficoltà ad andare in rete. Secondo te perché questo? Beh, intanto che gli avversari comunque hanno iniziato a capire alcune giocate e noi dobbiamo essere bravi a trovare delle alternative. Poi io spero che sia solo un periodo negativo, almeno da questo punto di vista, e spero che torneremo insomma come inizio campionato, quando anche magari nelle sconfitte o in una partita diciamo non positiva riusciamo comunque ad andare in gol. Nell'ambiente c'è attesa per vedere all'Opera Ganz. Di settimana in settimana si dice arriverà la volta di Ganz, poi invece scende in campo sempre Pettinari. Tu come vivi anche questa situazione? Per esempio con il Palermo potrebbe, i rumors dicono che potrebbe giocare Ganz dall'inizio. I rumors? Beh. Ti portano bene perché poi giochi sempre tu. No, ma queste sono decisioni del mister, io la vivo normalmente come penso tutti i miei compagni. Tu invece come vedi nello spogliatoio il tuo compagno di reparto Ganz? Tranquillo, preoccupato, un po' abbattuto? Si allena sempre bene e cerca di giocarsi il posto con me, con Cappelluzzo e con gli altri attaccanti ogni settimana.